Stiamo andando verso un futuro nuovo e incontaminato, in un paese non ancora macchiato dalla colpa. La nostra nave batte bandiera egiziana. Si chiama Misr, che in arabo vuol dire Egitto. Buongiorno, signori. Come va oggi? Il tempo sarà stupendo, sono certo. Arrivederci. La stavo cercando. Ecco il libro per lei. Le lettere dal mio mulino. La ringrazio. Ho una quarantina di libri nella mia cabina. Lei ha letto Voltaire? No, non ancora. Allora le presterò Candide. È molto gentile, grazie mille. Ora sono di guardia. Arrivederci. Arrivederci. Dell'acqua? Sì, grazie. Ci volevo. Le auguro buon appetito. Grazie. Ma dove è finito il sale? Non credi? Gradisce dell'acqua? Buono. No, grazie per me. Ci vediamo. Davvero ottimo, non so. Molto volete dire. Soprattutto a bordo di una nave bisogna fare molta attenzione. Specie se una ragazza viaggia da sola. E questi ufficialetti sono arabi, per cui doppia attenzione. Spaghetti e sardine. Un giorno spaghetti, un giorno sardine. Le piace questa cucina, signora Dollater? Beh, non mi dispiace. Purtroppo non piace affatto a mio marito. Forse per questo è così depresso. Sì, lo avevo notato. È sempre così depresso. Lei è ingegnere, signor Dollater. Troverà lavoro in qualsiasi paese. Non ha motivo di essere depresso. Mio marito è ragioniere, lui sì dovrebbe essere avvilito. Voi parlate di depressione, di avvilimento, ma in un viaggio in mare tutto questo è sbagliato, secondo me. Dovremmo essere tutti di buon umore, l'unico che ha il diritto di essere preoccupato è il capitano. Mio marito ha sofferto moltissimo. Anche noi. Anche noi tutti. Ecco, guardate. Portiamo tutti delle cicatrici. Tutti noi le abbiamo. Tutti? Steward, mi porterebbe del pepe? Sì, e del subito. Sale, per favore. Sì. Per voi sarà più prudente non scendere a terra, Columbo, per via del colera e della malaria. Ecco a lei, signore. Ah, grazie. Prego. Il pepe è la migliore medicina contro tutte le malattie. Perciò scendere.